esercizio il bambino impara a strisciare usando la forza delle braccia e del busto, cercando di essere attento e non frettoloso nell'esecuzione, avendo sopra di sé una rete, quindi lo spago, che non deve toccare. Attenzione e precisione che aumenteranno la loro concentrazione. Secondo esercizio, la quadrupedia, in cui il bambino deve muovere il braccio opposto alla gamba, lo aiuta a migliorare la lateralizzazione. Un bambino ben lateralizzato ha più facilità nell'imparare la scrittura. Naturalmente, anche in questo esercizio, diamo sempre attenzione al controllo dei loro movimenti. Terzo esercizio, andatura laterale. Anche saltellando il movimento laterale sugli avampiedi, gli fortifica le gambe e aiuta a rendere il bambino più stabile nella camminata o nella corsa in avanti e indietro. Ok Claudia, siamo pronte? Mi raccomando, sei un bambino dai 3 ai 4 anni. Percorso. Cominciamo come un serpente a strisciare sotto questa rete, cercando di non toccarla, mi raccomando, perché il serpente striscia lentamente senza essere sentito. Bravissima, sei su in piedi, entra nel tuo cerchio e con calma sei un cagnolino che deve camminare e appoggiare la sua mano sul sasso e il suo ginocchio sulla zolla di erba e poi mano sul sasso e via zolla d'erba, piano piano controllando il suo percorso, il suo circuito, lentamente e in piedi. Sei un topolino che deve camminare su una grondaia. La grondaia, vai su sulle punte dei piedi, guarda dall'alto la città. Oh Claudia, ti sei scordata un pezzettino del tuo formaggio, torna indietro. Sembri proprio un topolino, Claudia. Prendi il tuo pezzettino di formaggio e trasportalo come preferisci. Benissimo, sotto il tuo avambraccio, brava. Vai. E siamo giunti al primo pezzetto del nostro percorso.